Ciao da 100% Ciocero e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone perde un'altra volta a San Siro dopo la trasferta contro l'Inter, arriva di nuovo un'altra trasferta a Milano contro il Milan e diciamo la partita è stata un po' sulla falsariga di quella contro l'Inter, con un primo tempo buono da parte del Frosinone che però sul finale proprio dei 45 minuti, intorno al 40esimo, comunque giù di lì, come contro l'Inter, prende il gol. Dopo che comunque aveva anche cercato, forse più in maniera più coraggiosa anche rispetto a quanto non ha fatto con l'Inter, di cercarlo il gol. Ci ha provato Ibrahimovic, ci ha provato Yono, che si è ben disimpegnato palla al piede per poi arrivare alla conclusione che è finita di poco fuori. Ci ha provato Cuni che è stato bravo a rubare palla e andare verso la porta, però forse lì ecco, due grandi errori, ha aspettato troppo per calciare e poi ha scelto la tipologia di conclusione forse non adatta in quel momento, provando a fare uno scavetto a Maignan. Probabilmente per come si era messa quell'azione, ecco, appena entrato in area avrebbe dovuto calciarla, anche perché poi magari con lo scavetto poteva anche passare, però c'erano già i difensori piazzati che potevano andare sulla palla e quindi impedirti poi di segnare. Purtroppo non è andata così, nel senso era stato bravo, molto bravo Marvin Cuni a rubare palla a Tomori, però poi non è stato lucido lì davanti. Passano un minuto praticamente e prendiamo il gol. E se con l'Inter, ecco, c'era arrivato quel gol di Di Marco in maniera un po' inaspettata, qui abbiamo forse mentalmente accusato veramente il colpo, perché comunque abbiamo tentato di cercarlo il gol senza riuscirci e poi prendere come dinamica di gol un gol su tutti piazzati praticamente, nessuno però a marcare Jovic che sfrutta la respinta di Romagnoli e segna, comunque tenendo conto che il Milan alle sue azioni le aveva avute anche il Milan, però era una partita, un primo tempo tutto sommato equilibrato. Poi come contro l'Inter rientriamo in campo e prendiamo subito il 2-0 da una situazione dove praticamente Maignan lancia lungo, pesca in maniera precisissima Pulisic che aggancia un pallone in maniera, che gli vuoi dire, cioè l'unica cosa un po' di attenzione in più poteva essere magari data verso quell'azione lì, visto che erano in tre su Pulisic, che poi è anche bravo perché è costretto a defilarsi in area di rigore, però poi trova questa volta lui lo scavetto giusto per battere Durati, e lì è stato ecco il colpo decisivo per le speranze del Frosinone, perché un po' come appunto contro l'Inter, subire il gol alla fine del primo tempo e subirlo appena rientrati, giocando a San Siro per questa squadra che è fatta da tanti ragazzi sotto nati dopo il 2000, non deve essere semplice, e peccato però, peccato, perché poteva esserci un altro andamento della partita. È un po' la pecca, l'abbiamo visto in trasferta, non riuscire a trovare quello switch off per riprovare a riprendersela la partita.
Seppure però in casa l'abbiamo fatto, per esempio col Sassuolo, perdevamo 2-0 e l'abbiamo recuperata 4-2 poi alla fine. In trasferta questo non ci riesce. E forse paghiamo non questa inesperienza, ecco, soprattutto in stadi così. Perché per esempio anche un po' con la Roma, abbiamo sì le occasioni, non le riusciamo a sfruttare e poi crolliamo appena prendiamo il gol. A livello mentale più che altro, magari con le medie o piccole un pochino riesci a resettare il tutto, con le grandi forse non ci si riesce ancora. Dispiace perché la partita poteva essere messa in un'altra maniera. Poi prendiamo anche il 3-0 con Tomori lì. Non si è visto proprio come hanno reagito poi anche al gol del Milan, c'era sconforto, forse è arrivato troppo tardi il gol di Brescianini, da calcio di punizione dove nessuno la tocca, magari fosse arrivato un pochino prima con una reazione si poteva provare a fare qualcosina in più, perché poi la vera grande occasione è arrivata proprio al 90° su un calcio di punizione che Sule ha mandato alto, quindi anche in quello poteva essere un'illusoria ancora di più come reazione, però intanto ci sarebbe stata, invece calciare proprio alto anche lì non c'è stato quel quid che ti ha detto ok, però possiamo provarci, peccato. E poi dispiace perché questa partita anche tra squalificati per la prossima, Barrenechea e anche infortuni, Reinier si è infortunato, però Gelli pare aver recuperato bene, tutto sommato. Non so Coli se ha accusato un po' il colpo, staremo a vedere, perché comunque c'è il Torino che abbiamo già battuto in trasferta, anche se la Coppa Italia, però abbiamo già battuto, quindi vedremo un po'. Voglio, ecco, valutare un po' come saranno la situazione disponibile, tutto lì, per farci poi anche un'idea di come potrebbe essere messa la squadra in campo. Dispiace, ma andiamo avanti. Per questo video è tutto, mi iscrivete al canale, mettete mi piace, noi ci vediamo alla prossima per Frosinone Torino. Ciao!